SIGEP 2024 continua, siamo allo stand MAC 3, 1500 metri quadri di dolcezza che quest'anno si tinge di salato in qualche modo, ma ne parleremo tra pochissimo insieme al responsabile marketing global di Casa Optima, Matteo Sala. Caro Matteo, è un gran piacere rivederti anche quest'anno. Grazie mille Fabio, un piacere anche mio. Quest'anno voi festeggiate i vostri 40 anni, facciamo una pillola di un minuto per raccontare questa progressiva crescita di 40 anni. Esatto Fabio, nel 1984, esattamente 40 anni fa, nasce MAC 3. Subito, pochi anni dopo, inizia l'espansione internazionale, che è un tratto caratteristico di MAC 3 ancora oggi, che è presente in moltissimi paesi e sviluppa la maggior parte del suo fatturato all'estero. Negli anni 80 e 90 prosegue questa espansione e negli anni 2000 iniziano quelli che sono i lanci iconici, quindi l'espansione del portafoglio che vediamo ancora oggi con la nascita delle brand più importanti. Nasce la Quella, la prima e unica crema spalmabile per la gelateria, nasce Cookies, nasce Gran Frutta, in un percorso di continua crescita e di continua espansione che raggiunge anche i nostri ultimi anni, dove vediamo un'ulteriore accelerazione dell'innovazione. Citarne soltanto uno, possiamo per esempio dire Paw Patrol, è stato il lancio che nel 2021 ha rivoluzionato con l'introduzione delle licenze al mercato della gelateria, e quest'anno stiamo continuando con ulteriori novità anche nella parte delle licenze, come ho detto prima, peraltro con Pokémon, che abbiamo lanciato con successo l'anno scorso, e quest'anno anche con Dinosaur Park. Abbiamo detto 1500 metri quadrati di dolcezza con un angolo piccolino che è alle nostre spalle. Come al solito voi fate le cose con grande umiltà, le mettete lì e dite vabbè, iniziamo a farlo, però facciamolo bene. Di cosa si tratta? Esatto, si tratta di Salty Creations. Salty Creations è la prima linea di prodotti pensata per il canale gelateria, ma non solo, per realizzare gelato salato. Perché? Perché come ho detto prima, per noi l'innovazione non è lanciare semplici nuovi gusti di gelato, ma è lanciare nuovi concetti che ridefiniscono il mercato stesso e il modo in cui noi approcciamo la categoria. L'idea sottostante è quella di rivolgerci, come dicevo prima, non soltanto ai gelatieri, ma anche al canale della ristorazione, al canale Horeca, al canale catering, offrendo una linea specifica che grazie ai suoi prodotti e a tutte le ricettazioni che abbiamo ideato con il nostro chef Stefano Marinucci, che fra poco conosceremo, dare delle soluzioni complete per realizzare un gelato salato a seconda delle esigenze di ciascun canale. Ti faccio un esempio: una gelateria semplice, tradizionale, senza servizio al tavolo, può realizzare snack, coppette, coni, mettendo insieme le nostre basi e i tre pesti salati che lanciamo, al curry, alla paprika e al pistacchio salato. Però se già io ho una gelateria invece con cui faccio anche servizio al tavolo, posso creare aperitivi, pranzi, quindi sviluppare nuove occasioni di consumo che grazie alle nostre ricettazioni che mettono insieme materie prime e i nostri ingredienti permettono di fare veramente piatti estremamente vari che possono soddisfare le esigenze di tutti i consumatori. E infine, se io invece ho un ristorante oppure una catena di hotel, posso addirittura proporre un gelato a tutto pasto, dall'antipasto al dessert. E allora, tu hai acceso la mia curiosità e sono certo anche di tutti loro, quella di tutti loro. Andiamo a vedere dunque lo chef Stefano Marinucci che cosa ci ha preparato. Camera, seguici, vediamo se ci riusciamo in qualche modo senza andare a evitare. Eccoci qui, caro chef, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, che cosa ci ha preparato? Abbiamo preparato uno snack veramente facile e gustoso. Quindi abbiamo fatto dei panini con della carota e degli spinaci e riempiremo con dell'ottimo gelato. Facciamolo immediatamente, facciamolo in diretta, facciamolo perché, caro Matteo, siamo estremamente affamati, oltre che estremamente incuriositi, siccome le cose che abbiamo visto negli ultimi minuti prima di andare a realizzare l'intervista sono
particolarmente belle da vedere. Mettiamo del gelato al salmone, qui un gelato con paprika e prosciutto cotto. All'interno quindi noi andiamo a mettere delle zeste al limone per quanto riguarda il salmone, lo andiamo a chiudere. Dall'altra parte un pochino di basilico per dare dell'aroma. Lo finiamo con dei pomodorini rossi per dare giusto il gusto di freschezza e l'aperitivo gourmet è pronto. Ah, perfetto. Allora Matteo, prendili tu così. Grazie Stefano, gentilissimo. Ci vediamo, salve a tutti. Ciao. Grazie ancora. Ecco, è il momento giusto per fare uno spuntino. Come vedete siamo davvero nell'ora giusta. E dunque noi facciamo lo spuntino con la nuova linea Salti con il gelato all'interno. Esatto, e suggerisco di andare a mangiarla bevendo un ottimo drink con il nostro Do You Mix, che ricordo essere la nuova linea che abbiamo lanciato appena 2 anni fa, ma che sta già crescendo molto velocemente, la linea dedicata al beverage del gruppo Casa Optima. Siamo capitati proprio all'orario giusto, nel posto giusto. Grazie Matteo. Grazie a voi. Wow.